Far conoscere ai bambini delle scuole primarie della Sardegna i segreti della natura, facendoli diventare protagonisti della semina, raccolta e trasformazione dei prodotti della terra. E questa è la finalità del concorso regionale Orto Bio a Scuola, edizione 2013, organizzata dall'Agenzia Laore con il Provveditorato agli Studi della Sardegna. Stamattina a Nuoro, presso i locali della scuola primaria di Montegurtei, si è svolta la cerimonia di premiazione delle scuole nuoresi che si sono classificate al primo e secondo posto della graduatoria, che vedeva in lizza 30 istituti. Si tratta della scuola dell'infanzia del quinto circolo Montegurtei e della scuola elementare di San Pietro Podda di Nuoro. I bambini hanno realizzato un orto sinergico e un orto tradizionale sotto la guida di Milena Carta dell'azienda Massaios di Nuoro. Stamattina alla presenza dei docenti, dei genitori e dell'assessore comunale alla pubblica istruzione Paolo De Muro si è svolta la cerimonia di consegna dell'attestato. Sicuramente un progetto che è partito già da qualche anno, ci sta dando degli ottimi risultati, l'Agenzia Laore ci ha dato il primo premio anche quest'anno, quindi per il secondo anno consecutivo, è un progetto naturalmente per i bambini, come dicevo prima i fagioli non nascono nelle scatole, ma questo progetto appunto deve far riflettere dai bambini, dagli alunni più piccoli e cercare di avere un rapporto sempre più attivo e costante con la natura. È una bellissima esperienza, abbiamo accolto l'invito dell'Agenzia Laore a partecipare alla creazione di orti biologici nelle scuole. A Nuoro sono stati realizzati 3 orti, uno qui a Montegurtei che ha anche vinto il primo premio a livello regionale con oltre 30 scuole partecipanti, il secondo alla scuola elementare di San Pietro e il terzo al liceo classico. Per noi è stata un'esperienza entusiasmante e ancora mi commuovo a vedere i bambini, insomma, che recitano le filastrocche, che comunque rispondono ancora ricordandosi dei lavori che hanno fatto. Vorrei dire una cosa, che è importante fare fattoria didattica e educare, diciamo, i bambini che saranno i futuri consumatori di domani a una sana alimentazione.